Ciao a tutti ragazzi, oggi preparerò la pasta con il merluzzo, le zucchine e per finire aggiungerò un po' di pesto. Andiamo a vedere come procedere. Ho già sfilettato il merluzzo, ovviamente a crudo. Sono due merluzzetti di grandezza media. Comincio a tagliare le zucchine. Ok, tagliate le zucchine, vado a mettere dell'olio extravergine d'oliva in questa padella. Metto due spicchietti d'aglio, dorato l'aglio, l'ho rimosso e vado a mettere le zucchine. Dopo un minutino vado a mettere un po' di acqua bollente, un metodo, e faccio continuare a cuocere. Metto la pasta. La cottura è 12 minuti, all'undicesimo minuto andrò a toglierla e la finisco di far cuocere in padella. Ho abbassato un po' la fiamma, mancano 2 minuti alla fine della cottura della pasta. Metto il merluzzo. Lascio cuocere a fiamma molto lenta. Ok, ci siamo. Passo la pasta in padella, mi porto anche un po' d'acqua di cottura. Fiamma lenta, facciamo finire aggiungendo giusto un po' d'acqua, l'ultimo minuto di cottura della pasta. Vado ad aggiungere, ve lo ricordate questo barattolino? È quello del pesto fatto in casa da me. Mezzo vasetto di pesto. Faccio cuocere per un altro minuto circa. Posso chiudere. Vado ad impiattare una fogliolina di basilico. Devo assolutamente assaggiare. Buonissimo, non fate cuocere molto il merluzzo, mi raccomando. Io vi auguro buon appetito. Iscrivetevi al canale, condividete il video, mettete un mi piace e commentate. Ciao a tutti!